Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Tutte le funzioni della vita si compiono sotto il dominio del sistema nervoso. Per attuare queste mansioni superiori, il sistema nervoso risulta di elementi costituiti in modo da poter stabilire un legame funzionale tra i diversi organi, indipendentemente dalla loro contiguità o vicinanza e dalla circolazione degli umori, di modo che quando si verificano certi cambiamenti in una parte, seguono necessariamente altri fenomeni in altre parti lontane. È il sistema nervoso che presiede a quei reconditi rapporti tra organi lontani che gli antichi chiamavano simpatie e che realizza, insieme con altri sistemi, l'unità fisiologica, ovvero la dipendenza reciproca delle parti. Il sistema nervoso consta di una massa compatta centrale che si chiama asse cerebrospinale, costituita dal cervello e dal midollo spinale e di migliaia di nervi che si distaccano dal suddetto asse per distribuirsi con successive suddivisioni in fasci e rami sempre più piccoli a tutti gli organi e tessuti dell'organismo. Osservato ad occhio nudo, il sistema nervoso risulta di due sostanze d'aspetto differente. La sostanza bianca, nella quale predominano le fibre nervose, e la sostanza grigia, nella quale prevalgono le cellule nervose. Le cellule nervose dell'asse cerebrospinale devono essere considerate come le parti centrali del sistema e i nervi come le parti periferiche. Le prime, quindi le cellule nervose, sono destinate specialmente ad accumulare, elaborare, trasformare e svolgere le energie specifiche del sistema. I secondi, ovvero i nervi, a condurre e trasmettere dette energie dalla periferia al centro o dal centro alla periferia. I nervi sono costituiti da fasci di fibre le quali rappresentano ciascuna il prolungamento di una cellula. Si potrebbe paragonare la funzione del sistema nervoso ad un sistema telegrafico. Le cellule sarebbero gli apparecchi telegrafici, le fibre i conduttori metallici, l'asse cerebrospinale le stazioni telegrafiche. Ma di fronte all'apparente analogia tra i due sistemi, entrambi formati da apparecchi distanti messi in immediato rapporto da fili conduttori, esistono ovviamente enormi differenze tra l'intima natura e funzioni degli elementi che entrano a comporre l'uno e l'altro sistema. Alle cellule componenti il sistema nervoso, il Waldeyer applicò il nome di neuroni. Si chiamarono dendriti i prolungamenti collaterali, neurite
il prolungamento nervoso vero e proprio che entra a far parte dei nervi. Le nostre fondamentali conoscenze sulle cellule nervose sono dovute a due grandi ricercatori, l'italiano Camillo Golgi e lo spagnolo Santiago Ramón y Cajal, che si divisero nel 1906 il premio Nobel per la medicina. Con il suo corpo, con le sue finissime ramificazioni, abbiamo detto i dendriti, che fanno pensare ai rami di una pianta, e con il suo prolungamento principale, il neurite, la cellula nervosa costituisce l'elemento più altamente differenziato, il più nobile dell'organismo, ovvero il neurone, come abbiamo già detto. Per mezzo dei dendriti, ogni neurone stabilisce rapporti con i suoi vicini. Per mezzo del neurite, lancia l'influsso nervoso. Uno sterminato numero di neuroni, si calcolano fino a 14 miliardi nella sola corteccia cerebrale, compongono il tessuto nervoso, costituiscono il sistema nervoso centrale. Il cervello, che è racchiuso in una solida cassaforte, il cranio e il midollo spinale, contenuto entro una serie di anelli ossei che sono la colonna vertebrale. Protetti da queste robuste pareti e avvolti da tre membrane, le meningi, il cervello e il midollo spinale sono al riparo dalle offese esterne, che costituirebbero un grave pericolo data la grande fragilità del tessuto nervoso. Essi inoltre sono immersi nel liquido cerebro-spinale, limpido come acqua di roccia, che li fascia, proteggendoli dagli urti come un cuscinetto, e li sostiene. Un cervello che pesi 1200 grammi, in sospensione nel liquido, non ha più che un peso apparente di 40 grammi e si realizza così una vera sospensione idraulica. L'influsso nervoso passa da un neurone all'altro come se seguisse una catena. Così può scendere dal cervello al midollo spinale e proiettarsi verso la periferia del corpo, per esempio verso i muscoli. Oppure, in senso contrario, salire dalla periferia al cervello portandovi gli stimoli sensitivi. Ogni organo, ogni tessuto, ogni elemento funzionale è sottomesso all'azione nervosa e l'intero organismo, con tutte le sue parti, dà notizia di sé ai centri nervosi. Se lo scheletro è l'impalcatura anatomica del corpo, il sistema nervoso ne è l'impalcatura funzionale.